contesto così variegato come Italia's Got Talent è difficile individuare i veri talenti in mezzo a tante proposte e a tante arti diverse? Beh, è molto difficile giudicare il talento per quello che è, perché il talento passa attraverso chi sei e come lo presenti. Quindi ho visto che c'erano persone molto fragili che non potevo non giudicare positivamente perché erano sincere al 100% sul palco, quindi anche se non hanno fatto una performance pazzesca, per me sono state dei grandi artisti, perché erano umili. E poi dall'altro lato ci sono state pure persone che spaccavano, però erano presuntuose, quindi per me il talento e la capacità di fare qualcosa passa tantissimo dalla personalità e dal modo in cui ti poni alle persone. Cioè, se sei negativo verso gli altri, per me il tuo talento ha qualche problema. C'è qualche performance che ti è rimasta nel cuore o nella mente? Beh sì, c'è una performance dove un uomo fa urlare 20 tacchini all'unisono e per me mi ha colpito tantissimo, perché se ne vedono sempre meno di persone che fanno urlare i tacchini. Sicuramente. E per quello che riguarda, diciamo così, la possibilità di trovare davvero uno sbocco professionale, cioè si è parlato di mestiere in conferenza stampa. È possibile raggiungere l'obiettivo mestiere? Passando da Got Talent? Assolutamente, sì, beh, una vetrina pazzesca, se ti giochi bene il momento in cui vai sul palco e vai bene. Abbiamo avuto tantissimi delle scorse edizioni che ora lavorano in TV, che fanno tournée, sono andati in America, quindi secondo me è proprio un bellissimo format dove far valere quello che ti piace fare.